ripartiremo insieme. Vita ce n'è ancora in questo Avellino che da giovedì rinasce negli uomini e nel progetto. E che ci sia vita lo dimostra la vittoria contro la Fidelis Andria di cuore, di cattiveria e di carattere. Un passo indietro però doveroso farlo verso chi comunque per un anno e mezzo ha provato a dare tutto per i colori bianco-verdi. Da giovedì Salvatore Di Somma e Piero Braglia non sono più rispettivamente il DS e l'allenatore dell'Avellino, pagando a caro prezzo la sconfitta senza mordente di Francavilla Fontana. Ore frenetiche di lavoro nel club del presidente D'Agostino che hanno portato ad una scelta, quella di rimettere al comando dell'area tecnica il direttore sportivo Enzo De Vito, tifoso biancoverde irpino nel sangue che conosce alla perfezione l'ambiente e che ha portato in alto l'Avellino disputando 6 campionati di Serie B. Ad affiancarlo un gentiluomo, Carmine Galtieri, allenatore giovane ma navigato che ha avuto il compito di far tornare il sole nella testa dei calciatori che hanno risposto presente sabato pomeriggio andandosi a prendere con le unghie e con delle buone idee i 3 punti che vogliono dire meno 7 dal Bari e meno 3 dal Catanzaro. Un cambio per certi versi sperato dalla piazza che oramai definiva a capolinea l'avventura del duo di Somma Braglia. Vicissitudini, episodi, risultati a volte non giustificabili agli occhi di una società che ci ha messo passione e soldi, tanti soldi. Inizia una nuova era con la voglia di finire nel migliore dei modi la stagione corrente dove tutto non è affatto compromesso. Vita ce n'è in questo Avellino ancora, è l'inizio di un nuovo viaggio da fare insieme ad una nuova guida con la speranza che la destinazione sia il più lontano possibile. Non c'è una direzione sola per noi.